Oggi siamo su campo importantissimo, il campo di Caleppio, che ci ospita, ospita Nazionale Calcio TV, che gioca contro i giornalisti. Oggi abbiamo una domanda importantissima che porrò a tutti quanti. Cosa ne pensi di Fagioli? Vittorio Fagioli, mister e mente pensante della Nazionale Calcio TV dal 1999. Troppo facile selezionare i migliori, troppo facile gestire i fenomeni, troppo facile giocare con chi sa giocare. Mister Fagioli è venuto al mondo per diffondere nel nome del calcio la sofferenza, il sacrificio, il divertimento e soprattutto la solidarietà. Per chi ci sta, per chi viene e per chi va. Un grande, immenso mister. È un grande. A mister Fagioli va presentata l'esperienza, la forza. Cosa ne penso di mister Fagioli? Guarda, mi sono fatto un taglio per assomigliargli di Pooh. Quando Pooh sentiva suonare il suo orologio a Pooh. Ma Fagioli, se non esistesse bisognerebbe inventarlo. Grazie a tutti, vi voglio bene. E adesso, dopo tutto questo parlare, diamo linea al campo. L'annuale sfida calcistica fra scapoli e ammogliati. Miau! E qui ci si monta la testa, ragazzi. Vogliamo bassi. Campo pesante, situazione impraticabile. Lapo, mostruosamente, pensaci tu. Partita che dunque in questo momento è ancora inchiodata sul punteggio di 5-4, partita che ha avuto davvero sussulti, basti pensare che c'è stato l'inizio davvero sfolgorante della FC Style, che è passata in vantaggio per 2-0 dopo pochissimi minuti, che è battuta freddo naturalmente per la squadra della Nazionale Calcio TV, che però non si è arresa e nel secondo tempo con un 1-2 micidiale è riuscita a pervenire al pareggio andando sul 2-2. La gara non termina qui perché naturalmente la Nazionale Calcio TV non è abituata a rimonte tanto ciclopiche e di conseguenza, rimanendo un occhio solo, rimane in campo evidentemente con una gamba solo, un occhio solo, e Fagioli che nel frattempo parla con sottoscritto. Pertanto ecco che approfitta FC Style ritirando il gol del 3-2 e poi il 4-2 è il colpo del KO definitivo, perché naturalmente la squadra vacilla, ma la Nazionale Calcio TV in difesa va avanti lo stesso, cerca il gol della crociera alle distanze, ma niente da fare, arriva il gol del 5-2. A quel punto entra Lapo De Carlo e naturalmente innerva la squadra di un'energia preziosissima che naturalmente riesce ad incoraggiare la squadra. Infatti arriva un calcio di rigore intorno al 33esimo della ripresa e poi ancora il 38esimo che sancisce un secondo calcio di rigore, questa volta ancora più netto, e la squadra della Nazionale Calcio TV che quasi arriva al pareggio. L'arbitro però ci rema contro, anche il guardalinee ogni anno tac. Non vedono dei fuorigioco evidentemente nettissimi, tutti contro, anche il pubblico naturalmente gli fa la sua parte, e devo dire è un arbitraggio che si vergogna probabilmente anche della sua identità. Allora vediamo l'assistente che si chiama, niente da fare, non parlano, non vogliono rilasciare dichiarazioni. Allora vediamo se almeno il terzo prova quantomeno a dire qualche cosa in sua difesa, prego, niente da fare. Ma nonostante la trasferta durissima, la Nazionale Calcio TV riesce ad arrivare anche questa volta alla fine della partita meritando ampiamente il pareggio, ma perdendo un'incollatura di un solo gol. Noi non ci arrendiamo, voi non ci arrendete, e allora la prossima volta sarà vendetta. Da Lapo è tutto, TG Evans Television vi aspetta alla prossima puntata.